E... buongiorno mia madre bussole! Ciao! Gli faccio sentire alla Ele quello che sai fare? Au! No! Oggi sono qui con la mia amica Eleonora del team olive. Ti voglio olive. Perché a noi ci piacciono le olive. Io davvero quelle amo quelle verdi, le olive. Quelle nere, quelle... qualsiasi tipologia di olive. Ed è appena arrivata qui nella nostra casetta. Così ho deciso di presentarle tutti i nostri gatti. Perché lei ama i gatti. Io adoro i gatti, sono la cosa più dolce e bella del mondo. Ma ne hai solo uno. Sì, che tra l'altro odia il mondo. Che odia il mondo. Invece noi adesso ti faremo vedere i nostri, che invece amano qualsiasi tipo di persona. Adesso te li spiegherò mano a mano, perché ognuno ha il proprio carattere e le proprie usanze. In ordine vado a prendere la prima, anzi i primi arrivati, che sono due fratelli, sono Leone e Fujiko. Vado a cercarli e te li porto. Ciao ragazzi, io volevo dirvi che io adoro i gatti, trovo che siano molto carini e coccolosi, anche se la mia è in realtà insopportabile, ma credo che assomiglino ai propri padroni, quindi se la mia gatta è insopportabile dipende soltanto da me. Sono una persona insopportabile, me ne devo fare una ragione, però le voglio comunque molto bene. Cominciamo da Leone, che ha un soprannome, lui si chiama Zuppino. Zuppino perché è un po' viziatone ed è uno dei miei super preferiti, perché è un coccolone e a lui piace che gli metti la testa contro la sua e fai testa a testa. Posso coccolare? Certo, lui è super coccolone. Allora, Leone l'abbiamo preso insieme alla sorellina Fujiko e si chiama Leone perché appena arrivato in casa si è infilato sotto il mobile ed è stato Leone il gatto fifone perché non riusciva più ad uscire. Anche la mia l'ha fatto il primo giorno che era da noi, è perché è un po' paurosi. E il suo soprannome è Zuppino perché lui è, amore, come si dice, è allergico a praticamente tutto. Agli ipoallergeni. Agli ipoallergeni, quindi lui può mangiare solo la pappa agli anatre. E allora ogni tanto io gli do una zuppa nascosto quando siamo nascosti nella stanza. E lui è davvero Zuppino. È fantastico. Dov'è tua sorella? Andiamo a cercare sua sorella Fujiko. Sì. Abbiamo trovato snack. La Fuji, mi devo far aiutare da un snack liquido snack. Perché... ah, snack liquidi? Sì, non l'hai mai dato. La mia mangia quelli a pallina. Ah, buoni, ma a lei piace molto questo. Vieni, dai. Dai, vieni a mangiare lo snack. No, no, lei invece è super coccolona e lei la sera dorme sempre sopra il cuscino di Ale o sul mio. E si chiama Fujiko, prova a indovinare perché, pensa per bene. Lupin. Quindi perché... perché è super bellissima. No, è perché è una ladra. Perché quando ancora era piccolissima ha rubato un chilo di carne e se l'è mangiato da sola. Chiama la scema. Sì, e quindi lei è Fujiko la ladra. Adesso aspettiamo un attimino che finisca di mangiare. Buongiorno. E arriverà il gatto successivo. Eccolo qui. Bello, Sale. Sale. Salem è bellissimo. Guarda cosa c'è qui. Sono innamorata di Salem. Salem. Allora Salem, mentre arriva con calma, volevo raccontarvi che si chiama Salem perché... gatto di Sabrina. È il gatto di Sabrina. Io ho sempre voluto un gatto nero per chiamarlo Salem. Salem. Siete proprio Salem e Sabrina. Cosa c'è qua? Dai, vieni a mangiare. Eccolo qua. Che bello. Vieni, che dai. Salem. E io adoro i gatti neri, ragazzi. La gente che è superstiziosa, che dice no, i gatti neri, ma non credete a queste cose. I gatti neri sono fantastici. Sono deliziosi. Sì, lui è un po' un torello e mangia tantissimo. Gli piacciono proprio questi snacks liquidi Vital Craft che gli ho preso. Buono. Miam miam miam, che buono. La mia gattina è viziatissima perché tu le puoi dare la pappa e lei te la schifa per una giornata intera. Ti fanno male la sabbietta? Quando la mia gattina schifa un piatto, lo gratta come se stesse facendo una fossa per buttarlo no, via. No, non lo sapevo. La mia gatta è psico. Allora, prima di tutto si lava le mani. Come si lava le mani? Quando tu le dai la pappa va a grattarsi le unghie. Fa come gli esseri umani. Ma che bellino! Si lava, perché si lava le mani da noi. E poi quando le fa schifo lo butta via, fa così, come se... però per tu pensi, magari non ha fame, e invece no, perché se le dai lo snack se lo mangia. È solo viziata, e certo. E poi piange, ne vuole altri. Guarda questo, ragazzi, sta mangiando tutto il suo snacks. Salem, lascialo un po' alla prossima arrivata, spostati. Piccolo. Perché la prossima arrivata è la mia gattina preferita di tutte. Amore. Cioè, non ci credo che Alessia sia riuscito a prenderla, no, Mirta! Non è possibile. Allora, Mirta ha una storia molto particolare. Lei è assolutamente la mia gatta preferita perché
Mirta, vediamo se può arrivare dal nome. Il mirto dove si fa? In Sardegna. Esatto. Lei è una gattina sarda che cercavano di uccidere perché era randagia in un villaggio e loro non volevano i gatti, quindi stavano cercando di avvelenarli. Noi l'abbiamo presa, sono riuscita ad acchiapparla, ci ho messo un bel po', quasi un pomeriggio intero, e ci avevano già provato due o tre famiglie e non c'erano riusciti. Io poi sono riuscita, giocando con una cannuccia, sono riuscita a rubacchiarla e Mirta si è fidata solo della mia mano, nel senso che per anni non si è mai fatta toccare da nessuno. Infatti mi stupisce la cosa che tu la riesca ad accarezzare e mi stupisce che adesso ho iniziato a dormire con il mio fidanzato Alessio, perché lei, esatto, non ha sempre avuto paura di tutti. Adesso sì, è una cosa un po' mista. Perché ci sono un sacco di gattini randagi in Sardegna, spero che non sì, è vero ragazzi, se potete prendete, raccogliete i gatti dalla strada, poi trovate degli amici a cui darli, dei genitori, dei parenti, ma non lasciate i gattini in strada, neanche i cani, ci sono le associazioni degli animali. Scusate che qui è un casino di gatti, ma a loro piacciono gli snacks liquidi. Dopo Mirta arrivano due gatti che non riuscirò a farvi vedere, cioè Buzz riuscirò a farvelo vedere, sì, ma Bubi non penso proprio. Ci proviamo, lascia pure aperto. Bubi, dov'è il mio Bubi? Perché lui, quando c'è una persona esterna in casa, trovato Buzz. Eccolo, giù un secondo. Tanto Buzz. Buzz. Ecco, lui è il fratello. Buzz è il fratello di Bubi e sono due gatti esteticamente, sì amore, tu Buzz non sei ancora presentata. Sono esteticamente bellissimi. Io adoro la coda di Buzz, guarda che sono trovatelli in realtà, non sono di nessuna razza. Sembra una razza, sono proprio belli. Li ha partoriti una gattina in un giardino. Io stavo cercando di darne via sei. In realtà Bubi sarebbe dovuto rimanere con noi. Buzz, il fratello, andava da mio papà, ma erano inseparabili, quindi non ce la siamo sentiti di dividerli e li abbiamo tenuti tutti e due, quindi abbiamo Bubi e Buzz. Bubi non è nient'altro che Buzz in beige. Ti piace essere circondata da gatti? È una cosa bellissima. Creamy! Vabbè, mentre cerchiamo... Sembra di essere in paradiso. Mentre aspettiamo che Alessio li trovi, vi presento il mio amore Creamy Puzzina. Lei è un Maine Coon, tra tutti i gatti che avete visto è l'unico gatto di razza, perché gli altri sono tutti trovatelli. Lei ha una malattia bruttissima, lei ha un tumore, le avevano dato 3 anni fa un mese di vita, eppure è qui. Il video. Io sono stata malissimo, un trauma, eppure siamo andati a fare una visita dal veterinario adesso e il veterinario ci ha spiegato che probabilmente lei, ma guarda questo, lei non si sente malata e quindi continua a vivere perché sta bene con i suoi padroni, sta bene con i suoi fratelli. È e quindi lei è assurda, è veramente incredibile. Specialmente il fatto che lei ha un tumore che non è umano, cioè un tumore umano che non è da gatto. Bene, ne abbiamo fatti 1, 2, 3, 4, 5. Leone che se n'è andato, mi mancherebbe Bubi. Provo ad andarlo a prendere, arrivo. Much, much, much later. Lui è... Oh, Bubi, non ti fa niente, Laele. No, no, non voglio essere qua. Non vuole, non vuole. Questa è la mia gatta. Oh, ho rivisto. Tutti così ce li hai? Uno che fa così, è cattiva. Però lui solo perché non ti ha mai visto. Tra un po' si abituerebbe. Ed è il gatto esteticamente, trovo, il più bello che abbiamo. Però sì, ha paura di tutti. Non dirlo agli altri, che poi si offendono. Ma no, ma gli altri hanno altre qualità. Però lui esteticamente è il più bello. E poi c'è il nostro cocco che è stato chiuso in cucina, perché sennò inseguiva tutto il giorno però, i gatti. A proposito di cucina, sappiamo tutti che lei è qui per un altro motivo. Giusto. Cioè, allora, chi se ne... I gatti, belli. Però c'è un animale. Cosa ci mangiamo stasera? Esotico. No, ti abbiamo raccontato che io ho fatto un piccolo regalo ad Alessio. Quindi ora Alessio ti guiderà nel fantastico mondo della cucina a vedere il suo animale domestico. No, no, amore, faccio io così tu lo spieghi. Certo. Bene. Allora, prima di tutto, non muovere le braccia troppo così perché si spaventa. Ok. E poi può essere che vola in giro. Quindi. Sì. Ma che animale sarà? Un paguro? No. Aspetta che guardo se vedo la. Sì, amore, aspetta che spera che dorma. Non potete immaginarvi cosa sta facendo. Ma se fosse un leone io ho paura. Cosa sta facendo, amore? Niente, zero. Sta fermo l'immobile. Oh, perché... prego, prego. Leone che dorme. No, è una rimarca. Però fai vedere bene. Sì. Una rimarca come animale ma dov'è? Sì, è qua. Sì, ma vedi, spiegali bene, amore, l'acquario, il Krabby Patty. Allora, si la casa di Squiddy. No, vabbè. E qui c'è Squiddy. Sì, quella è la casa di Squiddy. Ok, dov'è SpongeBob? Io non vedo Gary. È qui, sì. Gary. Ah, è proprio piccola. Eh sì, cosa pensavi? È proprio inutile. No, sì. No, ma se tu fai così. Sono i tentacolini. Lei viene, quelli. Guarda, guarda che viene. Hai visto, amore, che non ti prendevo in giro? Viene dal dito. Ciao, Gary, amore. Dai, vero che è carino come animale? Sì. Volevamo prendergli una sorellina.
Come la chiamate, Gherina? Non lo so, io pensavo Sandy, che è la scoiattolina di SpongeBob. Amore, ti stai affezionando un po' a Gary? È dolce. Sì, è tantissimo. Non mi sembri molto convinto. È amorevole, guarda. Guarda che ti segue il ditino. Dai bacini al ditino. Ti facciamo dare la pappa a Gary? Ma l'hai messo la boccuccia, si vuoi? Sì, è la bocca. Mi dai bacini? Sì, è la bocca. Ma carina. No, amore, veramente, vieni a vedere che bella. Ti vede la boccuccia. Ti giuro, non riesco a trattenere le emozioni. Beh, l'ha tirata fuori. Che forte. Do la pappa a Gary, che tra l'altro sai cosa mangia? No, ma lui non mangia quella pappa lì. Gary mangia la sporcizia. Quindi i rimasugli che si attaccano al vetro, lui mangia lo sporco. In pratica se ti scappa la cacca lì, può fare la cacca dentro e lui mangia quella. E niente, devo farti una domanda, Ele, vieni qui. Qual è il tuo gatto o animale, perché magari può essere Gary il cocco, però visto che ti piacciono i gatti, qual è stato il tuo gatto preferito? Credo Creamy, perché è la più affettuosa. Sì, effettivamente la più affettuosa. Mi piace tanto Creamy. Io vorrei sapere invece da voi nei commenti quali sono i vostri gatti preferiti, perché Zorro e Piffle non ve li ho fatti vedere perché stanno a casa di mio papà. Io vi mando un bacio, la Ele vi manda un bacio, Ale vi manda un bacio, fai così così ti vedono, amore. Ciao. Sei sexissimo. Grazie. E scriveteci qui sotto, oltre al vostro animale preferito, quali altri video possiamo girare insieme. Ciao. Ciao.